Benvenuti cari amici all'Abruzzo in diretta, e questa è la prima puntata, voi siete abituati in genere a vedermi in un grande studio, oggi invece ci troviamo a Tornareccio, vedete non c'è uno studio virtuale ma c'è la realtà. Siamo venuti a Tornareccio perché, e voi vi starete sicuramente chiedendo il perché, perché vogliamo presentarvi un personaggio, ma partiamo dall'inizio. Tornareccio, come tanti paesi, piccoli centri abruzzesi, è stata terra d'emigrazione e oggi vede il ritorno di qualcuno di questi, il ritorno di un giovane figlio di emigranti che ha deciso di tornare in Abruzzo. Noi ve lo faremo conoscere in questa puntata. Tra l'altro è un giovane artista, ha realizzato un documentario, ha voluto ricordare la nonna che viveva qui a Tornareccio e in più è anche un musicista. Noi parleremo con lui, vi faremo conoscere Tornareccio e la fiera che si sta svolgendo oggi, che è Tornareccio Regina di Miele. L'ho letto lì. Tornareccio è un borgo della provincia di Chieti, apposto alle pendici del Monte Pallano, in un'area ricca di fascino, sia per le bellezze naturali che per i tesori archeologici e storico-culturali. Perché visitarlo? Nel centro storico del borgo, le cui prime notizie risalgono al IX secolo, si respira un'aria dal fascino particolare. Passeggiare tra i suoi vicoli è un'esperienza unica, poiché il borgo è un sorprendente museo a cielo aperto ed è anche un centro d'eccellenza per la produzione del miele. Regina di Miele è tornata nella sua forma classica, perché dopo 2 anni di edizioni straordinarie, per colpa della pandemia diciamo così, hanno riaperto gli stand tutti quanti qui in sede, e in queste 2 giornate ci saranno sia intrattenimenti musicali anche per bambini, degustazioni, e inoltre avremo la presenza di Maxi Manzo, che è un ragazzo italo-argentino che ha presentato un progetto per ritorno alle origini del vestito di Dora. Ecco, tu ci hai anticipato la notizia. Maxi Manzo, che è proprio il classico esempio del turismo delle radici, certo. Il ritorno alla terra natia, certo. Noi ve lo presenteremo più tardi e Alessandra, parlaci un po', quanti sono gli stand, gli spazi espositivi, quante persone ci sono oggi qui a Tornareccio? Allora, quest'anno abbiamo avuto 25 espositori di prodotti locali più artigiani e poi street food e punti di ristoro, quindi diciamo che è stata una bella ripartenza. Sono un apicoltore professionista, insieme a mio fratello Vincenzo, con cui siamo un'azienda di circa 700 alveari, facendo apicoltura nomade, portando le api per tutto il centro-sud d'Italia per produrre circa 10 tipi di miele. E noi facciamo apicoltura nomade, spostiamo le api nei territori in cui ci stanno le fioriture. Per esempio il miele di agrumi lo facciamo tra Puglia e Basilicata, poi il castagno nel Lazio, diciamo che giriamo tutto il centro-sud d'Italia per fare tutti i 10 tipi di miele. Senta, faccio una battuta, siccome che noi stiamo parlando di emigrazione, anche le api migrano. Sì, migrano, noi siamo chiamati, l'apicoltura anche è tipica dell'Abruzzo, la transumanza. La transumanza è nel portare in giro le api per produrre questi vari tipi di miele che vendiamo. Ma poi ritornano, perché poi c'è il turismo delle radici, cioè gli emigranti che tornano come le api. Beh sì, le api escono e rientrano sempre nel loro alveare, non si sbagliano mai. Noi naturalmente, una volta finito di produrre il miele in un posto, ci spostiamo e le riportiamo diciamo, nel nostro territorio per l'invernamento. C'è una tradizione che va avanti per alcune aziende da 5 generazioni che vanta il nostro territorio. Ma torniamo un attimo sul pezzo con Laura Di Russo, dirigente della Regione Abruzzo per il CRAM. Oggi qui nella festa di Tornareccio Regina del Miele siamo molto felici di essere qui, perché si esibirà a breve Maxi Manzo. E quindi c'è una delegazione del CRAM per assistere a un concerto dal vivo di questo artista, operatore culturale italo-argentino, più argentino che italiano perché è un emigrato di terza generazione,
che ha scoperto il grande amore per l'Italia e per l'Abruzzo attraverso le storie di Tornareccio che gli raccontava la nonna Dora. La nonna Dora che, quando doveva fare un esempio di come le cose non vanno sprecate, non bisogna essere viziati, gli raccontava sempre l'esempio della sua gioventù qui a Tornareccio, quando per andare la domenica mattina a messa doveva farsi prestare il vestito. Da questo racconto si è scatenata la fantasia di questo operatore culturale veramente straordinario che è Maxi Manzo, che durante il periodo del Covid ha cominciato a pensare a una raccolta di documenti filmati sulla storia degli abruzzesi in Argentina, sulla storia della sua famiglia, che partivano da questo stimolo che gli aveva dato la moglie, la nonna, sul vestito di Dora che veniva prestato la domenica. E da qui è nata l'idea di questo docufilm che ha avuto un contributo del CRAM e che si è rivelato poi un grandissimo strumento di promozione per l'Abruzzo e di promozione anche del tema dell'emigrazione, tanto che è piaciuto tanto a livello internazionale, ha avuto anche un riconoscimento nel premio internazionale Flaiano per la sezione Italiani nel mondo, il premio dedicato alla memoria di Luca Attanasio. Ma Maxi Manzo rappresenta proprio l'essenza, il simbolo del turismo delle radici, cioè lui è venuto in Italia per la prima volta 7-8 anni fa per vedere i luoghi che hanno dato origine alla sua famiglia da parte di madre, perché poi da parte di nonno paterno è molisano, per scoprire appunto l'Abruzzo, anche il Molise, e sentire un richiamo, una specie di richiamo delle radici. Ed in attesa dell'esibizione di Maxi Manzo, continuiamo nella nostra visita a Tornareccio. Se il miele è, diciamo, il prodotto che oggi qua si festeggia, la fa da padrone, non è da meno il vino, perché, scusami, mi dicevi innanzitutto come ti chiami? Io sono Luana e lavoro per la cantina Orsogna. E perché il vino in questo contesto? Cosa facciamo noi? Innanzitutto siamo 100% biologico e 100% biodiversity friend. Cosa abbiamo fatto? Con gli apicoltori abbiamo posizionato delle arnie vicino alle nostre vigne e da lì selezioniamo i lieviti che usiamo per la fermentazione dei nostri vini. Quindi tuteliamo sia l'ape e sia cerchiamo di produrre il vino in maniera sostenibile. Quindi un vino biologico? Biologico, esatto, e soprattutto appunto con lieviti indigeni che producono per noi molto gentilmente le api che si trovano vicino alle nostre vigne. Quindi dobbiamo proteggere le api perché per diverse ragioni, no? Per tante ragioni, esatto, infatti siamo arrivati a questa soluzione perché purtroppo le api, come sappiamo, stanno scomparendo e quindi era anche difficile avere i lieviti necessari proprio sul vino che ci consentono di fargli fermentare spontaneamente il vino stesso, e quindi ci dobbiamo muovere, noi stiamo provando a fare il nostro nel nostro piccolo per tutelare le api. Esatto. Oggi è stato veramente un grande successo e quindi a testimonianza che Tornareccio è la capitale non solo d'Abruzzo ma credo quasi d'Italia, la capitale del miele, poi con una manifestazione così importante dove vengono premiati tanti apicoltori per la qualità soprattutto del prodotto che loro mettono a disposizione. Io ho avuto modo di confrontarmi, di vedere e parlare con tanti apicoltori che sono, diciamo, originari a tutta la nostra regione, ma io ho visto soprattutto tanta passione. Quindi un evento come questo qui a Tornareccio non solo cambia una tendenza che comunque ha visto tutto il mondo intorno alle api in un declino inesorabile negli ultimi anni, e quindi questo serve anche per cambiare una tendenza negativa, per cominciare a sviluppare, valorizzare l'apicoltura, intenderlo come un prodotto tipico, come un'eccellenza del nostro territorio, che serve soprattutto anche per ricordare, difendere, tutelare la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità, perché intorno all'apicoltura ruotano tanti, una storia molto importante dei nostri nonni
e quindi diventa un modo anche per difendere il Made in Italy come patrimonio che ha fatto da tutelare, che ha fatto grande l'Abruzzo e tutta l'Italia. Tornareccio, come tanti piccoli borghi abruzzesi, è terra di migrazione e oggi un giovane argentino, italo-argentino, è tornato qua a Tornareccio per girare un documentario sui suoi nonni. Un fatto importante anche rispetto a questa tendenza del puntare sul turismo di ritorno. Guarda, sta parlando con uno che è nato e cresciuto in un paese straniero e quindi io sono tornato all'età ormai quasi adulta e vi posso garantire che ci sono tante eccellenze e tanti italiani all'estero che vorrebbero tornare ma non hanno la possibilità di tornare. Noi dobbiamo guardare anche a loro perché sono persone che hanno anche sofferto, perché poi quando cresci in un paese straniero dove magari l'unica cosa che ti fa sentire italiano può essere una partita della nazionale italiana oppure magari qualche canzone sentita magari alla radio, noi dobbiamo aprire anche verso quelli che alla fine hanno lasciato la nostra regione, hanno lasciato l'Italia non per scelta, l'hanno lasciata per obbligo, per dovere, perché avevano difficoltà a poter magari dare da mangiare ai propri figli. Quindi è chiaro che questi fratelli, queste sorelle possono sicuramente darci un valore aggiunto, perché vedono la regione Abruzzo e vedono il nostro paese sotto anche un'altra prospettiva di uno che magari, o una che è stato lontano o lontana per tanti anni da quel paese o da quella città che comunque era tanto amata. Quindi benvengano. Sono parole di apprezzamento e di entusiasmo quelle che esprime il sindaco di Tornareccio, Nicola Iannone. Grazie a Maxi Manzo, che è un ragazzo bravissimo, lui è un italo argentino, la nonna era di Tornareccio, quindi ha origini abruzzesi. Lui ha avuto grande successo, i suoi successi di vincitore del premio Flaviano. Questa sera si esibirà qui a Tornareccio, porterà un suo prodotto. Però voglio anche dire di più, Tornareccio insieme alla professoressa Manuela Martinelli e a Riccardo Rossi sta progettando, insieme a Maximato, sta progettando un laboratorio musicale da portare qui a Tornareccio, dando la possibilità a italo argentini o persone che sono fuori dal territorio abruzzese a venire qui a usufruire di questi laboratori musicali. Noi qui a Tornareccio organizziamo Tornareccio Music Camp tutti gli anni, ma questa idea è stata anche avanzata e acclarata da Maxi Manzo, un ragazzo bravissimo sia per quanto riguarda la sua professionalità, ma è un ragazzo d'oro e fa piacere che è tornato qui per portare avanti quel turismo di ritorno che è importante per quella economia locale. Siamo arrivati nel finale all'intervista di Maxi Manzo e alla sua esibizione. Finisce qui questa prima puntata dell'Abruzzo in diretta. Vi diamo appuntamento per le prossime trasmissioni. Sì, veramente sempre tornare a Tornareccio è una emozione forte, perché c'è la seconda famiglia o la famiglia che è rimasta qua, la famiglia di mia nonna Dora, nata, cresciuta fino a 9 anni qui a Tornareccio, nella contrada San Giovanni, e quindi quando torno qua mi sento a casa, perché ci sono tante cose che scopro in ogni viaggio della mia vita, della mia storia, della mia nonna, e quindi un'emozione forte sempre. Senti, come ti è venuta l'idea di raccontare questa infanzia di tua nonna qua a Tornareccio? Lei sempre mi raccontava che da bambina non aveva il vestito per andare alla messa, come una specie di favola quando io ero bambino.
e da quel racconto ho deciso in pandemia omaggiare lei, però anche omaggiare a questi emigrati italiani, a tutti, attraverso sì, la storia di mia nonna, dei miei nonni che sono nati in Molise invece, qua vicino, però anche questa collettività italiana di Argentina, dove siamo tanti italo-discendenti che vogliamo scoprire le nostre radici e sempre tornare a casa. Per noi è tornare a casa, non siamo turisti, adesso parliamo del turismo delle radici. Noi siamo italiani all'estero, questo secondo me è il nostro messaggio. A volte il vostro amore per l'Abruzzo è più forte degli stessi abruzzesi che vivono in Abruzzo, ma dove nasce questo forte legame con la terra d'origine? Dei racconti della famiglia, nasce della famiglia perché ogni Natale, ogni Capodanno, ogni incontro, la domenica il nonno si metteva a suonare la dubot, l'organetto, la nonna si metteva a cantare, l'altro nonno pure a cantare, la famiglia, zii, pranzi, era una festa ogni incontro, perché prima era la nostalgia, però poi loro hanno voluto tramandare questo amore per le tradizioni popolari, che se loro non ci davano questo, diciamo, senso di appartenenza attraverso la musica, i racconti, magari noi sì, tornavamo qua a scoprire la casa, però solo finiva lì. Invece io torno qua a scoprire anche le mie radici musicali, le radici, beh, ovviamente a scoprire il territorio, sì. Ecco, e quanto l'Abruzzo ha influenzato per esempio la tua produzione musicale? Tu questa sera stai qua in veste di musicista, no? Sì, abbiamo fatto un documentario che in realtà questo documentario non era un documentario, è uno spettacolo che io avevo scritto raccontando la storia di questa nonna Dora, l'altro nonno nato in Molise, come è cresciuta l'altra nonna nata in Argentina, ma volevo raccontare la collettività italiana, tante cose, però era uno spettacolo musicale. Con la pandemia non riuscivo a portarlo sul palco, ovviamente, quindi ho cambiato il senso, fare un documentario con un regista anche italo-argentino, Mattias Lon. Abbiamo fatto questo docufilm l'anno scorso, l'abbiamo presentato quest'anno in Italia, ma lo spettacolo musicale, teatrale, ci tenevo tanto a portarlo avanti in Italia. E poi il comune di Tornareccio, la Proloco, mi hanno chiamato un mese fa, dopo che abbiamo fatto una partecipazione al Music Camp con l'orchestra 12 Notte di Pescara, e lì il sindaco ha detto vieni a presentarti qua, e lì ho detto devo presentare il vestito di Dora, ma no il docufilm, se no lo spettacolo, che era la idea, quella la prima che è partita proprio in pandemia, quando primo giorno di chiusura a casa a Mar del Plata in Argentina ho scritto una canzone, Il vestito d'ora, un mix tra la musica sudamericana e la musica popolare del sud Italia. Da lì, con questo brano, è partito tutto un album e oggi lo presento qua, non solo con canzoni, sino con racconti, voci over, che raccontano questi passaggi, sia della nonna, dei nonni, dell'altra nonna, della collettività italiana. E poi, ovviamente, la danza popolare, che è molto importante. In Argentina è il primo approccio con la collettività italiana, con la vita associativa dei bambini e dei ragazzi attraverso le danze popolari, perché ci sono un sacco di gruppi folkloristici che sembra una cosa vecchia, però invece i ragazzi vogliono danzare. E oggi, e con questo fenomeno anche della pizzica salentina, l'antella taranta, c'è un momento di un rinnovamento anche delle tradizioni attraverso la danza e la musica, che quindi oggi porteremo qua. E insieme al maestro Danilo Di Paolo Nicola, che ci accompagnerà con la fisarmonica, un onore per me, perché lui è, diciamo, con la sua orchestra del Saltarello sta portando avanti un progetto magnifico qua in Abruzzo, e oggi averlo lui con la sua fisarmonica accompagnarmi è una cosa importante. Poi una danzatrice argentina, una danzatrice abruzzese, un percussionista, collega pure di Paolo Nicola, è un chitarrista di Taranto, è un'attrice che farà dei racconti, anche salentina, di Lecce, è una voce narrante di Fabio Rubino, che è un attore pugliese che ha fatto ha registrato la voce per raccontare questa mia storia. Quindi sono più che felice, sono veramente emozionato. Bene Maxi, noi ti facciamo tanti auguri e andiamo a vedere il tuo spettacolo. Grazie mille, grazie. Tanti grazie.
da piccolo mia nonna Dora mi raccontava che da bambina non aveva un vestito per andare a messa. Sua mamma lo chiedeva in prestito alla vicina di casa. Io a quel tempo non sapevo dove fosse situata l'Italia sulla cartina geografica. Per me l'Italia era il paesino di mia nonna, Tornareccio. Le favole e le storie di campagna che lei mi raccontava, le sue canzoni, che poi erano le mie ninne nanne. Mia nonna mi raccontava anche dei giorni precedenti a quell'incredibile viaggio verso una terra totalmente sconosciuta. Sono nato in una città che si affaccia sul mare. Mi fermo a osservare l'orizzonte, la sponda opposta, il suo oltre, tanto palpabile e tanto lontano, e torno a guardare l'immensità del mare, ad avvertire forse quel vuoto del quale ho tanto sentito parlare nei racconti della mia infanzia. Cosa c'è dietro questo viaggio? Qual è il viaggio che veramente intraprendiamo nelle nostre vite? Cosa ci resta di coloro che, raggiungendo terre lontane, hanno fatto la storia? Ci hanno forse lasciato delle radici recise dei fragili sogni? È arrivato il giorno della settimana che mi piace di più, domenica. Questa mattina ci siamo svegliate all'alba con le sorelle mie e c'era pure tempo bello. Siamo salite sull'albero e siamo andate a raccogliere i fichi. Poi siamo andate a messa sull'asino e per la strada, mo uno, una poi. Ci siamo fatte la colazione. Io il vestito buono per andare a messa non ce l'ho. Per fortuna però che c'è la figlia della vicina mia che me lo presta sempre, è tanto brava. E io sono contenta. Io quando è domenica e andiamo a messa sull'asino e per la strada mi fanno cantare e cantare, io sono sempre contenta. Y así con el paso del tiempo de la onda.
Uno dei tanti dell'Italia contadina degli anni 50, ci racconta tra gli alberi e i canti spontanei della sua infanzia i giorni che cambiarono il suo destino, ci racconta del grande viaggio. E in effetti c'era la nave, il fazzoletto per salutare e poi via, faccia al vento verso una terra sconosciuta. Tantissimi in quegli anni lasciavano le amate famiglie e la musica che accompagnava spontaneamente tutti i momenti di quelle esistenze semplici accompagnò anche i momenti degli addii. La partenza fu un tema molto cantato e al tempo una delle serenate più diffuse. La ritroviamo in molteplici versioni. Il filo del canto conduce al distacco, la partenza della sposa dalla sua famiglia di origine. Nel nostro viaggio vogliamo riproporre questa serenata, rivivendola emozionalmente attraverso la partenza di Dorita, che lasciò la sorella maggiore e l'Italia, con i suoi alberi, i frutti e i sogni. Che ne sapeva Dorita che sarebbe diventata nonna Dora? Thank you.
Dall'altra parte dell'oceano c'è Nelly, una giovane argentina discendente da spagnoli e italiani, abbandonata dai suoi genitori e che vive e studia in un asilo per bambine orfane. E lì giunge l'eco dell'arrivo degli immigrati italiani nella sua città, Mar del Plata. Apprende il mestiere di sarta e nel tempo libero partecipa a molte feste nei quartieri degli immigrati, dove incontra Amadeo, un giovane molisano amante della musica popolare della sua terra, che con la sua fisarmonica ha saputo prendere il coraggio di affrontare il mare con sua madre e i suoi fratelli minori. Nell'agosto del 59, tra valzer e tarantelle, Nelly incontra il grande amore della sua vita, insieme alle persone e le barche che hanno portato la loro cultura, la loro lingua, la loro musica. Domani sera usciamo. Ci hanno invitate a una festa nel nostro quartiere. Io e mia sorella abbiamo già i vestiti pronti, cuciti e ricamati, pieni di fiori. Ho visto le luminarie da un lato all'altro della strada. E poi c'è un ragazzo che abita nel nostro quartiere, suona la fisarmonica e parla poco, ma è molto bello. Domani sera proverò a conoscerlo. A me piace tanto come si divertono gli italiani. Lo sanno fare, loro sono felici. Nonno Amedeo, che si trovava in Argentina, a Mar del Plata, stava suonando la fisarmonica in una festa del quartiere
però lui era invitato a suonare. A un certo punto dice: mi sa che c'è una ragazza che piace, quindi sicuramente da lì lo sa. Lascia questa fisarmonica e invita questa ragazza, Nelly, una ragazza italo-argentina, a danzare, a ballare in questa festa, e nasce qualcosa che si chiama amore. L'amore. Grazie.